La ciò ci dirà presto sì. Alessia Macari e il fidanzato Oliver Kragl sono apparsi come ospiti nello studio di Domenica Live per raccontare il matrimonio imminente. Non c'è una data ufficiale, ma la showgirl che ha vinto la prima edizione del Grande Fratello VIP ha ricevuto dal calciatore del Foggia una proposta in grande stile. Con la genuina simpatia che la contraddistingue, Alessia ha raccontato com'è nato il loro amore. Tutto è iniziato appena un anno fa, a febbraio, quando lui la contattò con dei messaggi. Reduce da una sofferta storia con un altro giocatore, Charan Clark, e inizialmente infastidita, la Macari ha poi ceduto e da lì è nato un grande amore. Quando mi scriveva, non gli rispondevo perché non lo conoscevo. Poi ha iniziato a insultarmi. Siamo un po' uguali, io e lui. Il primo bacio? Non me lo ricordo. Avevo bevuto vino perché avevo l'ansia. Mi ricordo gli altri. A pochi mesi dal primo incontro è arrivata la proposta di matrimonio, che è stata molto romantica. Oliver ha affittato un intero salone di un ristorante in cui ha fatto portare un tappeto di rose e un tavolo a forma di cuore. Era il giorno del mio compleanno e volevo stare a casa. Alla fine i miei amici mi hanno convinta e pensavo di uscire per fare una cena. Lui si è inginocchiato e mi ha dato l'anello. Io piangevo, avevo il viso nero per il mascara che colava. Gli ho detto: certo. Mesi fa, la showgirl 24enne si diceva troppo giovane e non ancora pronta per arrivare all'altare. Oliver Kragl le ha fatto cambiare idea e i due pensano già a mettersi su famiglia dopo le nozze. Alla cerimonia arriveranno i tantissimi parenti della Macari, che ha origini ciociare ed è cresciuta in Irlanda. Sarà una grande festa, deve durare almeno 3 giorni. Ci sarà tutta la mia famiglia dall'Irlanda e i ciociari. Ho una famiglia meravigliosa, siamo molto uniti. Quanti figli vorrei? Vorrei almeno un maschietto, che chiameremo Tiago. Innamoratissimo, Oliver non dà limiti al numero di bambini. Io con lei faccio anche una squadra. Chi se ne frega?